Salve a tutte e tutti che mi seguite. Una benedizione e che Dio vi assolva a tutte le sorelle e i fratelli che mi guardano dal vostro reverendo Sant'Enchan. Dal vostro vescovo, anzi, dal vostro arcivescovo. Spero che Dio vi accompagni a tutte e tutti voi, anche se io sono sempre stato ateo, ma d'altra parte ero disoccupato ed ho dovuto trovare una professione. Siccome in Italia non si incontrano né lavoro né professione alcuna, allora io ho trovato una professione di fede. Care sorelle e cari fratelli, qua oggi ci troviamo riuniti a commentare i Vangeli. Siccome io ho perso la mia Bibbia di Gerusalemme, edita dalle edizioni Paoline, la stessa casa editrice che, se non mi sbaglio, scandali a parte, ha editato le opere di Dan Brown, tipo non so, I Misteri Catari oppure Angeli e Demoni, ed anche tutti i misteri cattolici, che sono delle bischerate tanto come i testi canonici. Comunque, fa niente, suppliamo a questa mia mancanza, che mi sono perso la Bibbia di Gerusalemme, con i Vangeli apocrifi. Quindi stiamo nello spazio della letteratura sacra, edito dalle Einaudi Tascabili. Perché voi dovete sapere che, care sorelle e cari fratelli, che di Vangeli ne sono esistiti centinaia, forse migliaia, significando il termine nient'altro che buona novela, cioè la venuta del Messia e il messaggio salvifugo o escatologico che apportava. E quindi che non ci sono solo i quattro Vangeli canonici, i tre sinottici e il quarto asinottico, più quello che alcuni hanno considerato come il quinto Evangelio, quello dell'Apocalisse di San Giovanni, che lo hanno messo in appendice perché non hanno potuto fare a meno di metterlo, anche se con molte correzioni. Allora, qua troviamo che ci sono molti Vangeli dell'infanzia. Sulla vita di Giuseppe il falegname, ma vediamo l'indice. Infatti, non starò a leggervi tutti i Vangeli adesso, ma per dirvi come in tempi molto pristini delle comunità cristiane che ancora non erano organizzate in chiese, si organizzavano i Vangeli. I Vangeli apocrifi sono dell'infanzia, protovangelo di Giacomo, Vangelo dello pseudo Tommaso, Vangelo dello pseudo Matteo, Vangelo dell'infanzia arabo-siriaco, Vangelo dell'infanzia armeno, libro sulla Natività di Maria, storia di Giuseppe Falegname.
interessante che per spiegare come Maria sia nata vergine, in un Vangelo di Maria spiegano che anche la madre di Maria è nata vergine, quindi anche la nonna, la bisnonna, forse in linea con la verginità di Eva. Poi c'è il Vangelo della Predicazione, Vangeli giudeo-cristiani, Vangelo degli Ebioniti, Vangelo dei Nazarei, Vangelo degli Ebrei. Frammenti papiracei, papiro di Ossirinco 840, papiro Egerton 2, papiro di Fayum, papiro 11710 di Berlino. Beh, conservato in Berlino. Vangeli della Passione e della Resurrezione. Vangelo di Pietro, Vangelo di Nicodemo, Atti di Pilato, testo greco A, testo greco B, discesa all'inferno, testo greco latino A, testo greco latino B, ciclo di Pilato, cioè Ponzio Pilato, sentenza di Pilato, anafora di Pilato, paradossis di Pilato, morte di Pilato, lettera di Pilato ad Erode, lettera di Erode a Pilato, lettera di Pilato a Tiberio, lettera di Tiberio a Pilato. Si scrivevano molto fra di loro Pilato, Erode e Tiberio. Se la passavano scrivendo. E scrivevano naturalmente di Gesù Cristo e se no di chi altri, perché altrimenti perché farci un Vangelo su quelle lettere? Dichiarazione di Giuseppe di Arimatea. La vendetta del Salvatore. Vangelo di Bartolomeo, poi c'è la serie di Vangeli sull'Assunzione di Maria, Dormizione della Santa Madre di Dio, Transito della Beata Maria Vergine, Vangeli gnostici, che sono i miei preferiti, Vangelo di Tommaso, Vangelo di Filippo, Vangelo di Verità, Vangeli dualistici, cioè Manicheo, il libro di Giovanni Evangelista. In un'altra opportunità, soprattutto se questo video avrà un seguito, perché mi è capitato che alcuni video li vedessero decine di migliaia di volte in 8 mesi e altri decine di volte in 8 mesi, però in un altro video farò degli approfondimenti sui Vangeli gnostici. In pratica, soprattutto i cattolici si sono sentiti in vena di uccidere chi leggeva i Vangeli apocrifi e i cosiddetti eretici. Ma dopo secoli e secoli, dopo migliaia di anni, già con Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II si sta riabilitando la figura dei cosiddetti eretici, tipo Giordano Bruno, che gli hanno eretto un monumento. Quindi è possibile che la Chiesa Cattolica cambi la sua prospettiva riguardo i Vangeli apocrifi. Poi ho anche letto La cena segreta, che era la Bibbia dei Catari, edito dalla Adelphi Edizioni. E come dire, ci sono state tante purghe nel seno della cristianità, per meglio dire, tante inquisizioni.
Perché la gente spendeva del tempo in elucubrazioni del tipo Dio è trino, è uno, è ambo, no, è cinquino o è quaterno, cose che oggigiorno fanno ridere, persino per chi come me ha abbracciato la professione di fede, ma è rimasto ateo. Invece a quell'epoca si perseguiva e si uccideva la gente se diceva che no, che la Trinità era così o cosà. Si facevano dei concili come quello di Nicodemo e si stabiliva che cos'era canonico. Coloro i quali rimanevano adorando ciò che era considerato non canonico erano degli eretici, innanzitutto da perseguire moralmente. E poi anche fisicamente. Infatti, le persecuzioni agli eretici e le inquisizioni all'inizio non erano fisiche, ma erano delle espulsioni. E poi alla fine arrivarono a essere dei delitti fisici, delle torture, perché non era permesso uccidere. Ma facevano patire così tanto il corpo che questo non reggeva più e moriva. Ecco perché la maggior parte degli inquisiti accusati di eresia, di stregoneria e di apostasia erano torturati a morte. Difficilmente gli si condannava a morte subito. Perché era proibito uccidere. Allora gli si sottoponeva a un'agonia prolungata, magari in varie sezioni di tortura, e sapevano che prima o poi il loro organismo avrebbe ceduto alle torture. E quindi gli si uccideva, però attraverso l'agonia, non attraverso un'esecuzione diretta e immediata. Il più delle volte gli si sottoponeva all'agonia della tortura, come dire, noi li castighiamo e li castighiamo in proporzione al loro delitto. Siccome sono stati molto cattivi perché sono stati apostati e hanno venduto la loro anima al diavolo, perché siano d'esempio a tutti gli altri e non contagino l'esempio, eccetera. Allora lì condanniamo a un'umiliazione e a una tortura molto prolungata, ben sapendo che moriranno. Ma non li uccidevano direttamente, li mettevano nella gogna o nel palo del rogo, poi davano fuoco al rogo. E poi è logico che arrivavano a morire, quindi erano condanne alla tortura, tortura che sapevano che poteva condurre, anzi portava certamente alla morte, tipo che ai bestemmiatori li immergevano nell'acqua fredda di un fiume tante tante volte, e qualche volta poteva pure succedere, se continuavano a sbraitare, che annegassero oppure che morissero di un infarto procurato dal freddo o dagli sbalzi di temperatura. Quindi che dire, molte persone nel mio carattere di individuo che ha abbracciato la professione di fede mi chiedono: ma come si possono fare certe cose nel nome di Dio? E io, care sorelle, cari fratelli, rispondo loro: ma certo che si possono fare tutte le cose che si vogliono nel nome di Dio. Proprio perché dove sta Dio? Dove sta? Chi può dimostrare che Dio dice questo, dice quello, dice l'altro? Dio non esiste e lo sappiamo tutti i prelati. Non lo sapete voi che siete stupidi e che ci fate vivere col vostro 8 per 1000 o 5 per 1000. Però a parte quello, chiunque può autonominarsi unto dal Signore
e fare quello che più gli garba e più gli piace nel nome di messaggi che riceve dall'alto, incluso quando non c'è malafede. Molti pazzi schizofrenici che non sanno riconoscere i loro stessi pensieri credono di ascoltare voci da fuori e quindi, se non imputano l'origine della voce che ascoltano a una persona, è sicuro che sarà o il demonio o Dio a parlargli. Quindi molti in buona fede, molti che sono stati santi ispirati, in realtà ascoltavano i loro stessi pensieri. Le persone normali possono dare volto e nome ai propri pensieri facendo parlare nell'immaginario persone fittizie o che hanno conosciuto, ma sanno che sono i loro pensieri. Ecco perché qualcuno riesce a essere uno scrittore e a immaginarsi scenari e persone che parlano. Invece gli schizofrenici non riescono a sapere che sono i loro pensieri, credono che sono voci dall'esterno e quindi in nome di un Dio che si immaginano loro, che sono nient'altro che i loro pensieri che provengono dal loro stesso cervello, magari decidono di fare qualche guerra, di punire persone, di perseguitare. Tutti i più grandi inquisitori per me sono stati schizofrenici. Beh, come dire, c'è molto da dire su questo tema, ma voglio fare un video corto corto perché ho voluto trarre spunto da questo testo di Vangeli apocrifi. Per dirvi che i testi canonici non sono nient'altro che il Reader's Digest del cristianesimo. Hanno preso dai testi non canonici e considerati eretici e apocrifi, ed anche dalle altre religioni politeistiche, monolatriche e pagane, quanto hanno ritenuto opportuno nei secoli per arricchire le traduzioni cattoliche. Non vi scordate che i sacerdoti cattolici portano la mitra che era dei sacerdoti mitriaci, fra le altre cose, che Gesù Cristo ascese nel suo corpo di carne in cielo dopo 3 giorni di essere morto, quindi di essere risorto, così come sarebbe asceso in cielo nel suo corpo di carne dopo 3 giorni Romolo, il fondatore dell'urbe. Non vi scordate che la Vergine Maria partorì in stato di grazia, cioè vergine, proprio come molte altre madri di personaggi illustri, incluso Giulio Cesare, perché nacque, secondo la leggenda, dal fianco di sua madre, in un'epoca in cui non si poteva praticare per ragioni pratiche il parto cesareo, che è stato gli ultimi secoli si è iniziato a praticare il parto cesareo. Eppure Giulio Cesare già sarebbe nato col parto cesareo da una madre, quindi vergine, come Gesù Cristo. Molti elementi che sono stati presi da altri culti e da altre culture. È stato tutto riciclato. Io vi dico, siccome YouTube non mi paga ancora, cerco di abbracciare la professione di fede, vediamo se riuscirò a guadagnare qualcosa. Intanto mi sto preparando, sto studiando. Voglio essere seminarista, però non riesco a trovare i testi dell'edizione Paolini. Allora leggo i Vangeli apocrifi, poi c'ho anche della Delfi i Vangeli gnostici, c'ho della Delfi la cena segreta o l'ultima cena a Catara. E c'ho anche della Delfi le apocalissi gnostiche
del Vecchio Testamento. Non ho nulla di canonico né del Vecchio Testamento né del Nuovo. C'ho tutte cose che sono apocrife ed eretiche. Però, visto che quelli che più ti danno lavoro in Italia sono i cattolici, penso di studiare per conto mio per poi rendere degli esami indipendenti o liberi e quindi poter entrare nel noviziato e prendere i voti clericali, diventare un prete. Intanto c'ho già l'abito. Dicono che l'abito non fa il monaco. Poi comunque il monaco, se sarto, può fare l'abito. Anche se non tutti i monaci sono sarti, molti sarti diventano monaci. Quindi un monaco che si faccia l'abito lo trovi. Poi chi è monaco da molto tempo ci prende l'abito. Non in senso figurato, perché l'abito se lo prende da subito quando lo ordinano monaco, ma ci prende l'abito a essere monaco. Non so se mi spiego, ma nel caso mio non me ne fotte di meno che l'abito non fa il monaco. Io infatti ambisco a essere porporato. Un momento che mi suona il citofono. Allora, care sorelle e cari fratelli, care figlie e cari figli miei, è arrivato il momento del solenne commiato ed io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Nel nome di quel Dio a cui oggi nessuno crede, perché siamo anche noi del clero tutti atei. Ma se volete la indulgenza dei vostri peccati, se volete la assoluzione plena, non dovete far altro oltre che essere buoni, praticare opere pie, fare le cazzate varie che voi già sapete e non praticate, e non rubare, non uccidere, non stuprare, non incendiare l'altro, non tagliargli la gola, non cagargli la vita, insomma. Ma se voi volete l'indulgenza plenaria, dovete innanzitutto vedere tutti i miei video del di questo canale Santen Chan. Poi li dovete commentare tutti uno a uno, e poi a tutti i video che guardate gli dovete mettere un like. Allora, nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, tutte le vostre colpe, tutti i vostri peccati, tutte le vostre macchie saranno pulite e voi uscirete immacolati ed andrete nel regno dei cieli. Soprattutto, più guarderete i miei video e più li compartirete, li diffonderete in rete, e più sarete assolti dai vostri mali, dai vostri peccati, dai vostri mali dell'anima. Quindi guardateli una, 10, 100, 1000 volte ciascuno, sono più di 600, e poi fateli guardare a tutti nelle vostre case, fra i vostri familiari, fra i vostri parenti, fra i vostri amici, anche fra i vostri nemici, perché anche loro devono lavare i loro peccati, i vostri e i loro peccati, i peccati di tutti. Ed adesso, sua santità Monsignor Arcivescovo e Reverendo Santen Chan vi saluta. Aspetta, che ho messo male l'anello, deve sembrare, ecco, se no era un'opica cina degli indiani del Nord America. Invece così è l'anello d'argento, che poi non è d'argento, è di ferro, ma vabbè. E adesso il vostro arcivescovo, monsignore, arcidiacono,
arciprete Santenchan, arcicardinale, vi saluta nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, e mi raccomando, vi assolverò plenariamente se metterete like e commenterete questo video, e lo farete con tutti i video dei miei canali, e vi iscriverete. Se no, purtroppo, ahimè, sarete degli eretici e ci sarà la perdizione nell'inferno e l'abominio in Lucifero. Arrivederci e grazie. Ciao, sorelle e fratelli, dal vostro Santenchan.